Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Oggi andremo a parlare di Double Movement, un settaggio che potrebbe veramente cambiare il vostro gameplay su Fortnite. Bene ragazzi, se siete giunti a questo video vuol dire che bene o male sapete che cos'è il Double Movement, però ci tengo a precisare per chi magari non ne fosse a conoscenza. Premetto che il Double Movement sarà utile solo ai giocatori da mouse e tastiera, quindi da PC con mouse e tastiera, perché i giocatori da pad hanno di base il Double Movement nel pad, perché hanno due analogici. Che cosa fa il Double Movement? Permette ai giocatori da mouse e tastiera di guardare in una direzione e muoversi in un'altra. Non vi è ancora chiaro che cos'è? Normale, l'ho spiegato a cazzo di cane, porca puttana, vabbè. Seguite il video e lo capirete a breve. Innanzitutto facciamo un breve tutorial su come scaricare. Io vi lascio anche il link in descrizione, però adesso seguitemi passo passo che lo facciamo assieme. Ah, ci tenevo ad aggiungere che tutto ciò è perfettamente legit e legale su Fortnite. Legalizzato dallo Stato, Gio, quanto vuoi fare? Tutti i giorni. Questo è stato proprio messo per iscritto da Epic Games, come potete vedere, e non c'è nulla di illegale nell'usare il software di Double Movement che andremo a scaricare. Bene ragazzi, per prima cosa andiamo su Google e cerchiamo Keys to X Input. Sarà il primo risultato di ricerca. Bene, una volta sul sito clicchiamo su download, scrollate in basso, c'è un altro piccolo pulsante download, scaricate. Una volta terminato aprite il programma, cliccate su more info e run anyway. Lanciate il programma e poi chiudetelo perché dobbiamo prima settare delle cose su Fortnite. Gli step su Fortnite sono due, il primo è rimuovere WASD e il secondo è impostare ignora input del gamepad su no e imposta mouse come metodo di input su sì. Bene ragazzi, torniamo su Keys to X Input. Per alcuni potrebbe sembrare un'interfaccia complicata, ma io vi andrò a spiegare solamente i settaggi che ci interessano. Come vedete sulla destra c'è il pulsantino Binds, se ci clicchiamo si apre questa schermata nella quale a mio avviso l'impostazione da andare a toccare è questa qui, SIP o Neutral. Adesso vi spiego brevemente come funzionano. Neutral ci permette di andare diritti se premiamo contemporaneamente destra e sinistra, mentre SIP ci farà andare nell'ultima direzione che abbiamo premuto. Anche se premiamo contemporaneamente destra e sinistra, se l'ultima direzione che abbiamo premuto è destra, andremo a destra. Adesso ragazzi vi mostrerò come andare a copiare le impostazioni dei pro. Cliccate su quella cartellina che vedete in alto a sinistra e poi su Download Pro Settings. Porterà direttamente al sito di Keys to X Input dove potete scaricare direttamente i settings dei pro. Se apro quello di Clicks ci dà le informazioni necessarie, sia Diagonal Up, Strafes e Diagonal Down, che dovremo andare a copiare e incollare dentro Keys to X Input. Bene ragazzi, una volta tornati nel software, creiamo un nuovo profilo che sarà il profilo del pro. Qui ci lascia scegliere tra dei profili prestabiliti dal programma. Noi ne mettiamo uno a caso perché tanto poi lo andremo a modificare con le impostazioni dei pro. Dopodiché scrivo il nome del profilo, Benji Fish in questo caso. Proviamo il suo Double Movement e tornati nella schermata Left Stick inseriamo Diagonal Up, Strafes, Diagonal Down pari a quelli che troviamo sul sito. Una volta fatto questo procedimento siamo a posto, clicchiamo su Apply e riduciamo la schermata per andare su Fortnite. Mi raccomando, le modifiche fatele con Fortnite chiuso, perché altrimenti non si applicano. Proviamo un side jump, come vedete super fluido, funziona alla grande il software. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è tornato utile, se il Double Movement ha stravolto il vostro gameplay. E vi ricordo ragazzi di lasciare un like e di iscrivervi per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video. E ci vediamo alla prossima. Bye bye boys.